Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per provare Bardock Tech Super Saiyan Eza e andarlo a provare un attimino insieme a tutti i Bardock nuovi ad Eza. Ok, questo è lo scopo, è provarli assieme e vedere un pochino come sono tutti e tre. Però è più che altro uno showcase per il tech. Allora intanto partiamo subito perché il primo turno è bello, li abbiamo tutti e tre assieme. È un bel turno. Allora, vediamo un attimino Bardock Tech. Base def è tutto, consideriamo il fatto che si crea le orb, tutte le cose. Sì, si è creato le orb, ma è come al solito quello che pensavo. È un po' RNG come roba, però va bene. Allora, 188 un attimino che mettiamo l'STR, 197.000 def, 209.000 def l'STR, ok. Il fisico comunque rimane quello che mi piace un attimino di più. Cioè, guardatelo là, super ciaddone là, 300.000 def, Char Greatly dopo. È un pochino più carino, diciamocela. Va bene, allora, 8 orb, che sono anche quelle per attivare tutto quello che gli serve dalla passiva. Vediamo un attimino anche la def cosa... Quanto arriva? 3.35, ok. Non è tanto per stare primo, vabbè che è il primo boss, però va bene, ok. Sì, non è tantissimo. Diciamo che dovrei tenerlo secondo al momento. C'è poca roba che sta prima in questo team. Vabbè, proviamo, vediamo. Forse non si esplode, cioè alla fine dei conti. Grazie per la special. Yes. Vabbè, non è tanto, ma in realtà è tanto. Consideriamo questo, non è tanto, ma in realtà è abbastanza da spaventare. Allora, io devo guardare un attimino una piccola cosa. Perché quello che mi interessava un attimo è sfruttare Bardock Tech il più possibile. Solo che c'è da tenere in conto delle cose. Andiamo a leggere un attimino la passiva. Raises attack def per un turno, causa supreme damage e seal. Va bene. Abbiamo dalla passiva le orb STR in tech. Ora, quello è randomico al massimo. Perché non c'è tanta possibilità di trovare tante orb tech così. Cioè, diciamo, oh, avete due orb tech e ce ne sono quattro STR, solo che sono completamente dall'altra parte del campo di orb. Yeah, non prendere orb. Peccato. Attack 130, def 180. Additional attack def 30 per tech key sphere. E l'attack def 18 per key sphere che non è tech. Allora, la cosa sulla carta è carina. Sulla carta può essere carino. Molto carino. Grazie, Dokkan. Grazie, l'ho vista ora quella special. Grazie mille. Sarà dolorosa. Sappiatelo, sarà molto dolorosa. Vediamo un attimino qua come fare. Ah, 7 orb di Kid Goku, let's go. Andiamo in questo modo. Ora... La cosa che può essere buona è il medium chance di lanciare un additional super attack quando avete 3 o più key sphere. Però lui è figo quando arrivate a 8. È figo quando arrivate a 8 perché avete additional attack 50 e performa un critical hit per forza con 8 più key sphere. Sarà dura però, lo dico proprio per come la vedo, sarà dura arrivare a quelle 8 orb spesso. Solo che gli servono tanto. Cioè, gli servono abbastanza. Non so quanto possa funzionare come cosa questo bardo, che è molto 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 RNG. Carino, ma forse è quello più shaftato con il kit. Cioè l'STR in realtà ci può stare di più. E anche in realtà la situazione è più che altro che se noi prendiamo l'STR, se lo volete comunque utilizzare, ok, Foul Allies Attack 30 almeno, no? Diciamo baffa. Ci può stare che lo mettete a girare. So perché ce lo può anche avere. Allora, vediamo un attimo com'è. Non è neanche brutto questa turnazione. Ovvio, perde la roba da Golden Warrior, Super Saiyan, però... Ok. Fatemi giusto vedere un attimino com'è messo 178.000, ok. Non so, per ora lo vorrei giocare in turno. Prendiamo tutte queste 10 orb, però un buff minore, 18% per orb. Quanto siamo? 178. Vediamo un attimino, eh. Quanto arriviamo? Si sente che non sono orb tech, eh? Si sente un pochino qua. Qua si sente un pochino che non sono orb tech. È quello che intendevo. Sì, cioè, ok, potete farlo funzionare anche senza le orb tech, però... Lo volete vedere con le tech? 30% o 18%? Diciamo che 30% per orb è un pochino più forte...
Ma giusto un pochino. Giusto un pochino. Allora, oh, questo turno quanto è bello. Grazie Bardock fisico di esistere. Sei un bel PG. Sei un bellissimo PG. Niente Orb Rainbow, non so se resiste. Ci sono molte Orb Tech, molte Orb STR. Se resiste dopo lo vediamo con un botto di Orb. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino se resiste. Se rimane in vita, dopo vediamo un Bardock Tech con un sacco di Orb. Giusto per provarlo. Giusto un attimo per provarlo. Sì, sembra resistere, anche perché qua non siamo super efficaci in niente, quindi... Resiste, resiste. Perfetto. Poi non c'è neanche la special. Allora, fatemi giusto vedere una roba. Una cosa alla veloce. Devo vedere una piccola roba per questo team. Perché giocando Bardock Tech così... Diciamo che non c'è nessuno che sta primo effettivamente. Ok, questo è il vero problema. Volevo giocarlo che con qualcuno che stesse primo, ma non è che alla fine c'è così tanta scelta. Ok, allora, cosa potremmo giocargli di fianco che non sia un Bardock e che non sia un PG del cacchio? C'è poca scelta veramente. Uff. Goku Carnival? Sì, possiamo giocarci di fianco Goku Carnival. Ok, là davanti non ci sta. Porca Eva. Non ci sta nessuno primo qua. Sì, è questo il problema di Bardock Tech, più che altro. Giocato in un team così, nessuno sta primo. 9 orb, 7 orb, 8 orb, 9 orb. Ok, abbiamo 9 orb. Nessuno sta primo qua in questo caso. Nessuno regge quella special tranquillamente. L'unica Kid Goku da quel lato. Sì, facciamo così, ragazzi. Sono un attimo costretto. È una rottura, ma mi devo anche rubare delle orb. Famo così. Almeno arriviamo a quelle 7 fantomatiche. Ok, 9 orb, di cui 2 rainbow. Vediamo quanto arriva. La ricarica di vita è nice. 3.35k, ok. 3.35k, poi c'è Raises Attack Death dalla special. Più possibile additional super attack. Ok. Un po' di death lo ottiene, non è il massimo però. Ok, va bene. Può essere carino, troppo RNG. Questo è un attimo il giudizio che ho al momento sulla carta. Può essere carino perché effettivamente può essere utilizzabile in certi casi. Però va tutto in base a quanta fortuna avete. Perché nel turno in cui sfigate veramente tanto e non avete troppe orb da dargli... Poverino, aiuto. Ha un po'... Po' di paura. Po' di paura, non troppa def. È un problemino. Non ammazzare Kid Goku, grazie. Ok, vediamo un attimino il danno. 7-9, ok. 7-9, va bene. Crit garantito. Abbiamo preso tot orb, quindi crit garantito. Sta roba è buona, il crit garantito è buono. Crit garantito è buono. In questo caso è buono, non è come Bardock Tech che... Ehi, prendi un orb super efficace. E allora non mi serviva avere il crit, grazie. Questo turno un po'... Vabbè, fatemi vedere giusto qual è il guest, ok. Teniamo lui tranquillamente, 4 orb, va bene. Bardock Tech non richiede orb, quindi andiamo in questo modo. Andiamo così. Diciamo che teniamo sto turno il prossimo. Fatemi vedere una roba. Ok, sto guardando una roba di Tora. Ah, sì, glielo dà allora. Allora, dopo abbiamo il buff full di Tora. Storied Figures. C'è. Non è. Ah, no, c'è. C'è in Storied Figures, ok. C'ha Bardock nel nome. Quindi, sì, ok. Dopo abbiamo un Tora Int che fa il full buff. Vediamo un attimino. Forse lo possiamo anche tenere prima. No, non lo potremmo tenere prima, perché qua mi sa che va all'altro mondo, Frieza. Aiuto. Aiuto. Ok, allora. Andiamo un attimo. Per favore, ammazzalo. Yes! Ok! Ci siamo, perfetto. Perfetto, ok, ci siamo. Possiamo vedere il turno. Allora, questo dovrebbe essere un attimino un turno abbastanza ok per Bardock Tech.
Grazie per la special là davanti, mi fa abbastanza paura, sappilo Dokkan. Ah, ah no, non abbiamo le orb. Porca di quella. Questo è il brutto di Bardock Tech. Questo è l'RNG che è andato un attimo a quel paese. Sì, ci faccio molto con ste orb. Ma porca di quella. È brutto, sta roba è sinceramente brutta. Ok, facciamo comunque funzionare la turnazione però. 301.000 def, ok. Peccato, peccato veramente. Peccato veramente, poteva essere un pochino più interessante sto turno. Giusto per avere... forse con Bardock Super Saiyan 2 STR, no, avere il turno così forse era un pochino meglio. Oh! Che tank, signori! Che tank! Mamma mia, Tora! Ok, questo non è il turno migliore per vederlo. Assolutamente sì, però fa comunque schifo, quindi vabbè. 5-4, peccato, calano i danni. Peccato, mamma mia. Volevo vedere tante orb tech qua. 5-6, ok. Raise Attack Def, comunque lo stiamo sentendo. In ability. Comunque la special in più. Ok, no, no. Va bene, ragazzi, ovviamente la situazione con questo Bardock Tech è molto semplice alla fine dei conti. Può funzionare? Assolutamente sì. Ma, assolutamente sì, ma avete visto anche voi che nella situazione peggiore, come ci è capitato dal tech lì, non abbiamo tante orb, non può fare molto, ok? È un peccato un attimo che cambia le STR in tech e basta, perché se cambiamo un po' tutte, no? Sceglieva tutti i colori a random, era meglio da quel lato. Poteva avere molte più orb tech e funzionare effettivamente meglio. Però non è neanche troppo da lamentarsi, perché ricordiamo, questi sono degli Ezza secondari, sub-Ezza del cacchio, di Rare Summon, di carte del... Giusto per finire il video, lo voglio andare a vedere. 12 marzo 2017 a Tour. Non mi ricordo però se è uscito prima. 12 maggio 2016, ok. 12 maggio 2016, è una carta del 12 maggio 2016. È effettivamente utilizzabile con qualche rischio, ma va più che bene. Ragazzi, abbiamo provato tutti i Bardock ad Ezza, finalmente. Diciamo che va bene, il Bardock Physical STR sono abbastanza buoni, il tech un po' meno, l'int rimane un troll. Detto questo, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.